La voce di Orticola, i podcast a tema botanico a cura di Orticola di Lombardia. Introduce il vicepresidente dell'associazione Filippo Pizzoni. Terrestre sidera flores. I fiori sono le stelle della terra. Questo è il motto di Orticola di Lombardia, l'associazione senza scopo di lucro che da oltre 160 anni promuove la cultura delle piante e dei giardini, a Milano. I fiori sono bellissimi, ma abbiamo imparato anche a guardare le piante con occhi diversi. Certo, guardando un fiore, la prima cosa che ci colpisce è la sua bellezza, ma c'è molto di più. Orticola vi invita a osservare le piante in un modo nuovo, non solo come un bello ornamento, ma come organismi intelligenti capaci di adattarsi, superare difficoltà, comunicare, crescere, moltiplicarsi, stupirci. La loro intelligenza era già nota a scienziati come Charles Darwin, ma anche ad artisti letterati. Maurice Maeterlinck, ad esempio, premio Nobel nel 1911, già nel 1907 pubblicava un saggio dal titolo Proprio l'intelligenza dei fiori. Allo stesso modo molti artisti, osservando i fiori, li hanno dipinti o fotografati per esprimere messaggi e simboli, per raccontare storie o miti. Per quest'oggi vi invitiamo a osservare le opere che avrete di fronte con occhi nuovi, ascoltando le prossime parole con orecchie nuove, per imparare ad apprezzare le piante per la loro forza e per la loro intelligenza. Questo aiuterà tutti noi ad averne più rispetto. Buongiorno, sono Mario Airò, mi trovo al Museo del Novecento ad allestire un'opera che si chiama La cidara in la mano. L'opera è nella collezione del Museo del Novecento come donazione dell'Associazione Acacia ed è appunto qui da un po' di anni ormai. In questa occasione viene riallestita. L'opera è composta da una coppia di gigli, un giglio bianco e un giglio leggermente più giallognolo, in modo che da avere una differenza, visto che stanno a indicare due individualità diverse, diciamo. E questi due gigli hanno i gambi che si inanellano uno con l'altro e si dirigono verso una fonte di luce zenitale. Nella stanza in diffusione c'è il sonoro dell'aria di La cidara in la mano, tratta dal Don Giovanni di Mozart, e appunto l'installazione va a parlare, cioè riprende un po' il gesto degli amanti quando inanellano le braccia per bere la coppa di champagne insieme, e quindi c'è questo senso di unione e questa direzione verso la luce che per il fiore direzione di fonte di vita e per noi anche l'amore è la direzione di fonte di vita, giustamente. Continuate a seguire i podcast di Orticola di Lombardia sul sito www.orticola.org.